facciamo una cosa diversa, lì c'è formazione in questa parte. Ma te la direi anche, il problema è che non l'ho ancora decisa, però sicuramente ci sarà l'esordio di qualcuno che non ha ancora giocato in Serie A, questo lo posso già anticipare. Senti, è una partita di festa tra il Parma, tra la Roma vale ancora tanto, ma anche di festa perché c'è questo addio della Rossi, fa una partita strana, tutto già un momento. Sì, è chiaro che abbiamo la possibilità di andare a giocare una partita, credo, in un clima bello, perché ci sarà l'addio di un grande calciatore come De Rossi, e quindi è giusto che uno stadio così importante gli dia il suo giusto tributo. È chiaro che però noi andiamo in campo per cercare di fare comunque una partita, perché credo che nonostante sia ottenuto l'obiettivo, penso che bisogna finire nel migliore dei modi. Quindi si è sempre detto che lì dove eravamo bravi a raggiungere l'obiettivo, sicuramente non ci saremmo fermati. Quindi in questo momento quello che dobbiamo fare è cercare sempre di migliorarci, quindi andare in campo per dare il meglio e per cercare di migliorare la posizione in classifica. Questa settimana di festeggiamenti, quanto è stato difficile pensare a una partita di questo tipo? No, devo dire che nella preparazione negli ultimi giorni è cambiato poco, no? È chiaro che all'inizio della settimana gli ha dato un giorno in più, ma credo che questi ragazzi, per quanto hanno fatto sia a livello fisico che anche a livello mentale, era giusto che staccassero un paio di giorni, no? Ma questo poi non significa non riniziare la settimana nel migliore dei modi nella preparazione della partita. È chiaro che, ripeto, bisogna ragionare su quanto fatto e questi due giorni glieli avrei voluti dare molto prima, però purtroppo ci siamo ritrovati fino alla penultima. È anche vero che per l'arco del campionato quasi mai eravamo stati in una situazione di lotta per salvarsi, però è anche vero che matematicamente l'abbiamo ottenuto nella penultima giornata, quindi questo c'è stato un dispiacere da parte di tutti, perché credo che ognuno di noi ha la giusta ambizione, e quindi è vero che siamo contenti di aver raggiunto l'obiettivo, ma non soddisfatti al 100%, perché comunque credo che nel calcio bisogna sempre avere un'ambizione superiore. Faccio la prima domanda, hai perso Gagliolo? No, Gagliolo si è allenato regolarmente, sì, vabbè, lasciamo perdere certi tipi di situazioni. No, si è fermato precauzionalmente, però oggi si è allenato regolarmente e non farà parte invece della partita Bastoni, che ha avuto un problema e che se oggi si è fermato. Senti, da quando tu sei a Parma, questa forse la prima partita che hai potuto preparare, che puoi affrontare senza pressione, ma senza un obiettivo davanti, perché comunque prima si sempre aveva qualcosa. No, è chiaro che, come credo non solo negli ultimi 3 anni, penso che nella mia carriera anche calcistica sono stato abbastanza abituato a lottare fino all'ultimo, no? E la conferma in questi 3 anni, in 2 anni e mezzo che sono qui, che poi bene o male quello che conta è il finale, no? Il finale è sempre stato un bel finale, quindi ben vengano queste giornate di pressioni o di tensione per raggiungere un obiettivo. Io credo che comunque la giusta tensione ci sia sempre, no? Poi la bravura sta nel come gestirla, perché credo che in qualunque tipo di sport, in qualsiasi campione, prima di ogni manifestazione sia teso prima della partita o abbia dell'ansia. È chiaro che poi la differenza la fa nel saperla gestire. E come hai detto giustamente te, magari l'obiettivo si è raggiunto, però dentro la mia testa, dentro la testa di tutti i ragazzi, sicuramente ci deve essere la volontà di cercare di migliorare la posizione di classifica, perché comunque è sempre bello, no? Finire nel migliore dei modi, ripeto, e guadagnare posizione in classifica, perché sì, è vero che si è raggiunto un obiettivo, però per quello che si è fatto penso che meriteremmo di finire questo campionato in una posizione di classifica un po' più alta. Hai detto Bastoni no, Gagliolo sì, poi per qualcun altro? Gervinho si è allenato regolarmente con la squadra stamani, Inglese non farà parte dei convocati, e per il resto poi Siligardi non è convocato. Emergenza fino alla fine? Ma io credo che per noi, no? Siamo stati abituati anche, siamo stati allenati anche questo durante l'anno, è quello che gli ho detto prima della partita contro la Fiorentina in casa, no? E lì dove, poiché avevamo perso Roberto Inglese nella rifinitura, no? E lì dove magari qualcuno poteva pensare di avere delle difficoltà per delle assenze, in quel caso c'era anche la squalifica di Bruno,
gli ho fatto capire che avrebbero comunque sbagliato a ragionare in questa maniera, perché purtroppo durante il campionato ci siamo allenati anche a questo, no? Spesso e volentieri di far fronte a delle assenze, importanti o meno, ma quello che poi ha dimostrato questo campionato è che la forza del gruppo ha prevalso anche sulle assenze del singolo, importante o meno, ma comunque il gruppo è quello che ha portato questa squadra a raggiungere l'obiettivo. Ultimissimo da parte mia, dammi un titolo alla stagione del Parma, perché ormai domani finisce la stagione, un titolo che tu dovresti fare. Ma io credo che se si va ad analizzare, a ragionare sulle partite di domani, le squadre che sono ancora impegnate per non retrocedere, il titolo ve lo lascio a voi. Io credo che se si ragiona da dove siamo partiti diversi anni fa, ripeto, quando qui alla guida c'era il mister Apolloni e il campionato di Serie D con questa nuova società, a tutto il percorso che si è fatto, ogni anno dover cambiare comunque la rosa poiché si è vinto il campionato, e con tutte le problematiche che abbiamo avuto quest'estate, dove, ripeto, la società e il direttore sportivo sono stati bravi comunque ad allestire una squadra con tutte le difficoltà del caso, però devo dire che poi principalmente quello che hanno fatto i ragazzi quest'anno è qualcosa di miracoloso, perché comunque ottenere questo obiettivo da neopromossa, con il percorso che si è fatto, con il campionato che si è fatto, con tutte le difficoltà, è chiaro che a volte in qualcosa siamo venuti meno, il titolo lo lascio fare a voi, ma vi posso garantire che questi ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di straordinario e non scontato. Ma per quanto riguarda la partita, l'ho già detto lunedì, no? Quando mi sono stato chiamato a una trasmissione televisiva, la partita più bella, credo, il ricordo più bello, la prima vittoria a San Siro contro l'Inter, no? Poiché abbiamo fatto, specialmente perché sappiamo, no? Che qui dentro chi è tifoso di questa squadra, parte gli scherzi, è stata una gioia immensa, perché comunque abbiamo vinto in uno stadio importante, e da lì poi è iniziato un periodo positivo dove abbiamo fatto dei risultati importanti. La parola paura non mi piace. Io credo che nel calcio, come nella vita, non si deve aver paura. Ecco, è chiaro che ogni partita la si è affrontata per cercare di fare il massimo, e mano a mano che ci avviciniamo alla fine del campionato, proprio per quello che si era fatto, diciamo, c'era un po' più di tensione, un po' più di nervosismo, perché potevamo averlo fatto già molto prima e per diversi motivi non ci siamo riusciti. Però la paura sinceramente non l'ho mai avuta. Ma a me non mi piacciono le domande scontate, quindi cambiala, fanne un'altra. Vabbè, lei ha un altro anno di contratto, adesso dovrà incontrare un po' la società. Ma io credo che in questo momento la cosa che dobbiamo fare è pensare alla partita di domani. Dopo la partita di domani, chiaramente, come succede sempre, no? Un allenatore si incontra con la società per parlare del futuro, di tutte le situazioni, dove si può migliorare nel allestire la squadra, ma anche in altre dinamiche, in tutto e per tutto. Io credo che le esperienze servano per far tesoro, e quindi lì dove si può migliorare credo che c'è l'ambizione da parte di tutti di potersi migliorare, però in questo momento credo che dobbiamo pensare ancora alla partita di domani e cercare di finire nel miglior modo possibile. Poi chiaramente ci ritroveremo come sempre, come tutti gli anni, e parleremo del tutto. Una squadra che non è che si chiude, va a concludersi quest'anno un percorso comunque importante, no? Un allenatore, una città, di un direttore sportivo che è arrivato a questo punto devono comunque cercare di valutare. Quali sono gli errori da non commettere per poi non arrivare magari con tutta questa tensione alla fine dell'anno, come ha detto lei? Ma no, Non si deve parlare di errori in questo momento, perché l'obiettivo noi l'abbiamo raggiunto la giornata prima che finisse il campionato. E se quest'estate, quando eravamo in ritiro, a ognuno di noi ci avessero chiesto ma
ti salveresti alla penultima di campionato? Io penso che tutti quanti noi ci avremmo messo la firma col sangue immediatamente su questo tipo di obiettivo. È chiaro che poi il percorso del campionato, cioè l'andamento del campionato, magari a volte ti ha portato a non essere felice, a non essere contento, ha portato a qualche mugugno, ma i punti diluiti in maniera diversa molto probabilmente avrebbero portato il fine campionato ad affrontare le partite con un po' entusiasmo. È chiaro che io credo che ci deve essere l'ambizione di migliorarsi, ma questo non significa che ci siano stati degli errori. Per l'ambizione di migliorarsi ci deve essere, indipendentemente dal fatto che si può essere o no sbagliato qualcosa. Prima diceva Giovanni, c'era sicuramente qualcuno che non è sentito in Serie A, mi viene in mente Frattali, mi viene in mente Desi, può essere che siamo stati giusto quello. Ma lo avete scritto, ma secondo voi l'allenatore che è qui da 2 anni e mezzo, che ha fatto un percorso dove ha vinto 2 campionati, voi che non abbia pensato magari a determinate situazioni? No, vi ringrazio. Credo, sì. Allora, molto probabilmente domani ci saranno tutti i giocatori appartenenti al Parma Calcio, quindi ti do un ulteriore input per indovinare la formazione. Però sì, Gigi domani giocherà perché Frattali, specifichiamo perché è giusto che anche lui si ritagli il suo spazio, perché io penso che per ottenere un obiettivo è importante, sono fondamentali i giocatori che vanno in campo, ma vi posso garantire che sono ancora più importanti quelli che giocano meno, che sono quelli che magari cercano di tenere un equilibrio dentro lo spogliatoio, indipendentemente dalle cose personali. Ma come lui ci sono stati tanti altri giocatori, mi viene in mente Massimo Gobbi, che ha giocato pochissimo, è stato uno di quelli che all'interno del spogliatoio ha fatto sì che le cose andassero sempre in maniera equilibrata, ma come tanti altri. Quindi credo che domani, è chiaro che questo non significa domani andare a Roma che non vogliamo fare risultato, assolutamente no. L'obiettivo nostro è quello domani, ripeto, nonostante ci sia un pubblico numeroso, nonostante ci sia l'addio di De Rossi, l'obiettivo nostro è quello di andare a fare una partita per fare risultato, ma credo che sia anche una forma di rispetto per De Rossi stesso e per tutto lo stadio. L'ultima, a proposito di De Rossi, c'è un aneddoto che la Lega... Ma è sempre stato un giocatore di personalità, no? Poi io quando ho esordito a 27 anni in Serie A, e penso che per lui erano i primi anni, no? E si vedeva già che era un giocatore forte sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità, e credo che di De Rossi, oltre che evidenziare le sue doti tecniche, ma questa è la carriera sua che lo sta a dimostrare, mi piace evidenziare lo spessore della persona, perché credo che oggi come oggi quello che manca sono questi uomini qui, di uomini di spessore, che sono molto importanti in una squadra di calcio, in una nazionale e in un campionato, per parlare in forma generica.